Lei credeva in Dio? Oh sì, e adesso credi in Dio? Adesso? Difficile rispondere. Adesso so. Non ho bisogno di credere. So. Lei ha scritto in varie occasioni alcune frasi sulla morte che mi hanno lasciato un po' perplesso. Ricordo, per esempio, che lei ha detto che la morte psicologicamente è altrettanto importante della nascita. E, come la nascita, fa parte integrante della vita. Ma come fa a essere come la nascita se è una fine? Sì, se è una fine, ma su questo non siamo del tutto sicuri. Perché, vede, la psiche possiede facoltà particolari, per cui non è del tutto confinata entro lo spazio e il tempo. Si possono fare sogni o avere visioni del futuro. Si può vedere attraverso i muri e via dicendo. Solo gli ignoranti negano questi dati di fatto. È assolutamente evidente che questi fatti esistono e sono sempre esistiti. Ebbene, essi mostrano che la psiche, almeno in parte, non è soggetta a queste categorie. E allora? Se la psiche non soggiace all'obbligo di vivere esclusivamente nello spazio e nel tempo, e questo è pacifico, allora in certa misura la psiche non è soggetta a quelle leggi. Il che significa in pratica una continuazione della vita, di una qualche forma di esistenza al di là del tempo e dello spazio. Lei personalmente crede che la morte sia la fine di tutto? O crede che... Ecco, non saprei, vede. La parola credere mi crea sempre difficoltà. Io non credo. Devo trovare una ragione a sostegno di una certa ipotesi. Oppure so una cosa e allora la so e non ho bisogno di crederci. Io non mi permetto, per esempio, di credere in una cosa per il gusto di crederci. Non ci riesco. Ma quando esistono sufficienti ragioni a favore di una certa ipotesi, allora la accetto, naturalmente. È come se dicessi, dobbiamo tener conto della possibilità della tal cosa. Capisce? In pratica, lei ci ha detto che dovremmo considerare la morte come una meta. Sì. E che ritrarci davanti a questo fatto Sì. è eludere Sì. la vita e privarla di scopo. Che consiglio darebbe alle persone negli ultimi anni della loro vita, quando per la maggior parte probabilmente credono che la morte sia la fine di tutto? Ho avuto in trattamento molte persone anziane ed è molto interessante osservare come reagisce l'inconscio di fronte all'apparente minaccia di una fine totale. Ebbene, non la considera. La vita si comporta come se dovesse continuare. Penso perciò che sia meglio per una persona anziana continuare a vivere, guardare con attesa al giorno dopo, come se avesse secoli davanti a sé. Allora quella persona vivrà nel modo giusto, ma quando ha paura, quando non guarda avanti ma all'indietro, si petrifica, diventa rigida e muore prima del tempo. Mentre se vive guardando, piena di aspettativa, alla grande avventura che l'attende, allora vive. E questo è appunto ciò che l'inconscio vuol fare. Ben inteso, è chiaro che tutti moriremo un giorno. E che questo è il triste finale di tutto. Ma ciò nonostante c'è qualcosa in noi che a quanto pare non ci crede. Ma questo è solo un dato psicologico, non dimostra niente. È così e basta. Per esempio, anche se non sappiamo perché il sale è necessario, in genere preferiamo mangiare salato perché ci fa stare meglio. Allo stesso modo, quando si pensa in un certo modo, si sta molto meglio.
E secondo me, se si pensa come ci porta a fare la natura, il nostro modo di pensare è giusto.